Justice reigns from above. Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Overwatch 2 con una partita competitiva a coda a ruoli aperta, a quanto pare. Ok. Ero convinta di aver selezionato la coda a ruoli da support, ma a quanto pare ho cliccato sbagliato e non me ne sono accorta. Bene. E ci sono già i support, quindi cosa giochiamo noi? Facciamo un bel DPSino. Chi prendiamo? Prendiamo. Para, vai. Che è un po' che non la gioco. Visto che è la mappa nuova, cerchiamo di giocarcela bene, così vediamo pure questa. Ci mancherebbe idealmente un tank. Buono così, guarda che bello, abbiamo la squadra completa. Molto strana questa cosa, perché una volta era la sagra del tank questa modalità. Infatti io non la gioco mai per quello, perché tutte le squadre erano composte da 29 tank e poi c'era un support per tutta la lobby unico che curava tutti. Perché tanto chi se ne frega, i tank si menavano uno con l'altro. Funzionava così questo. Vediamo la squadra avversaria che composizione ha, ma la nostra è circa decente, dai. Tutto sommato è circa decente. Allora, vediamo un po' se mi ricordo come si farà, perché non la gioco veramente da una vita. Tipo dalla fine della stagione 1, perché quando ho scoperto che si derankava e davano una singola ricompensa a stagione, ho detto, ma se morite ci gioco solo i support. Non ci ho nemmeno più provato a piazzarmi con i DPS, ho detto, ma sì tanto. Ora che hanno tolto il decadimento tra le stagioni, potremmo anche pensare di farla qualche partita, perché no? Siamo partiti bene, abbiamo già eliminato un support, c'è una diva che potenzialmente non dovrebbe essere un grosso problema. C'è una Mei, ecco, quella potrebbe essere un grosso problema. Mannaggia alla Mei. Abbiamo ucciso tutti, mannaggia Torbjörn, complimenti signore, complimenti sentiti. Che strage. Adesso noi stiamo qua e come arrivano giriamo l'angolo e li purghiamo tutti da dietro. Facciamo i flancherini pazzi, anche se in teoria non dovremmo farli, ma almeno guarda. Tanto... c'è Torbjörn che fa stragi, mi fido di lui. Mi hanno visto? No, forse no. No, non mi hanno visto. Oh, oddio, ma non si può fare il giro. No, ma che fregatura. Ma mannaggia. Ero convinta si potesse passare lì dietro. E invece, si vede che ho giocato tanto su questa mappa, eh. Vabbè, fa niente, riuccidiamo Mercy, che tanto un po' se lo merita. Ciao, Mercio. Fatta. C'è anche Moira? No, Moira è sotto, ok. Vediamo pure la Moira. Sono mancata alla grande. Va bene così. Sono morti tutti i miei. Sì, perfetto. Stiamo qua finché riusciamo. Carichiamo la ultra e poi moriamo male. Perché è giusto così. Signorina, sì, arrivo. Sì, sono un po' morta. Con calma. Con calma. È colpa mia. Mi sono persa nella mappa perché la conosco benissimo. Questa mappa ci ho giocato tantissimo. Quindi credevo di girare l'angolo e arrivare da dietro ai miei nemici. Invece ho girato l'angolo ed ero nello spawn dei nemici. E non lo sapevo, mannaggia. Ma va bene così, lo riprendiamo il punto, non c'è problema. Adesso l'obiettivo della vita è tirare la ultra senza morirci e se siamo proprio fichi uccidiamo anche qualcuno. Questo è l'obiettivo che ci siamo preposti. Facciamo il giro di nuovo, mannaggia, mi sto incastrando. Questa non è una mappa da fare, ragazzi, questa non è una mappa per me, da fare non va bene. Chi è questa qui? Va bene, uno l'abbiamo ucciso. Siamo salvati, fatto, achievement fatto, perfetto. Ma questo Torbjörn qui è rotto. O meglio, in questo caso la sua torretta è rotta. Ma Torbjörn è un pacchetto unico. Anche se uccide la torretta, i complimenti vanno fatti a lui. Mi sto incastrando di nuovo in questo buco di morte. Grazie Moira, love you so much. Grazie mille. No, sta mappa comunque è terribile con Pharah, ragazzi. Continuo ad incastrarmi dappertutto. Uso jetpack e batto la testa. Cioè mi sembra di essere una mosca in un barattolo. Ho preso Pharah perché mi andava di giocarla, ma non mi aspettavo di essere qua. Perché non conosco la mappa e non sapevo di essere qua, ma non lo farò mai più. Aiuto. Cure, vi prego. Grazie Moira, grazie. Love you. Perfetto. Non fa niente, io mi fido dei miei support. Grazie, Mercio. Grazie a tutti. C'è un muro incredibile, qualcosa abbiamo ucciso, forse una torretta, ma fa niente. No! Piano. Ok, vai, rompi il teleporto. Perfetto. Ana, rompi Ana, rompi tutta la mamma. Mamma, vieni qui, rompiti mamma. E niente, la mamma non si rompe. Bravissima mamma. Ok, no, è ancora viva. Mannaggia, si è salvata. Aspetta, presa. Ok.
piano con queste torrette. Mannaggia le torrette. Support, per favore. Aiuto. Grazie. Ok. Siamo partiti un po' così così, ma una bella tripla l'abbiamo fatta anche noi alla facciaccia di Torbjorn. Conquistiamo. Bene così. Attenzione. Sì, grazie, grazie. Tranquilli, tanto torno. Non faccio più la stupidaggine di prima, promesso. Non vado più in avanscoperta, giuro. Sto buona. Abbiamo anche quasi la ultra di nuovo. Altro obiettivo nella vita è tirarle e non creparci. Male. Come al solito, l'obiettivo basico è quello. Vediamo se riusciamo a fare questa follia. Perfetto. Vai, Moira. Spara, spara, Moira. Sparo pure io. No, non lo farai. Cacchio, mi sa che mi congelerà. Mannaggia, mi ha congelatissimo. Però mi sta anche ignorando, quindi... Va bene così. Mamma, ciao. Bravo, Ramatra, vai, pulisci tutto. Bravo, fatto. No, 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 tu non arriverai, infatti. Se arrivi, arrivi morta, quindi. Buono così. Oh, ragazzi, siamo morti una volta sola, ma che bravi. Cioè, da dire che anche i nostri support sono stati magistrali, eh. Ci hanno salvato il sederino in alcune situazioni in un modo eccelso. Quindi bravissimi anche loro, però anche noi ce la siamo cavata, dai. Ora qui dovremmo fare un po' meno fatica per il semplice motivo che dovrebbe essere una mappa aperta. Dovrebbe esserci solo quel punto là che è chiuso, se mi ricordo correttamente. Perché credo non fosse in rotazione nelle competitive, non mi è quasi mai capitata. Ma in realtà anche Shambhali mi capita poco, che è l'altra mappa nuova che hanno fatto. Ogni tanto sì, ma non tantissimo in realtà. Va bene, dai, vediamo. Sì, 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 questa è aperta. Qui possiamo volare, librarci nel cielo e fare quello che ci pare. Che bello. Sono contenta. Vai. Volo. Guarda che bello. Non c'è un soffitto che mi fa battere la capoccia. Hanno preso fare anche loro. Che bello. Quando i nemici dicono, quello funziona bene, facciamolo anche noi. Vediamo chi sarà la fara migliore. Vieni qui, tu. Però tu hai una mercio che io non ho al momento. Non va bene questa cosa qui. Non va bene. Neanche un po'. Scappo. Scappo perché io non ho mercio. Fuggo, anzi, sai cosa? Ti uccido la mercio, così non ce l'hai più neanche tutti, eh. Così impari. Ecco, fai, i support sono andati. Boh, perfetto, uccidete la fara. Io penso a questo Junkrat. Ecco qua, perfetto, buono così. Giusto, io ho una torretta. Perché mi devo preoccupare di fara? C'è la torretta di Torbjorn, ci penserà la torretta. Ora, io lo so che ho detto che avrei fatto la brava e non mi sarei allontanata troppo perché non conosco la mappa, ma vorrei andare per di là a vedere cosa c'è. Dai, non c'è un soffitto, ma che vada a scavalico, io vado. Magari a giro e spacco la faccia a qualcuno da dietro, dai, perché no? Tipo quell'ana lì, vieni qui mamma, ciao mamma. Povera mamma, aspetta, quello lì non so chi sia, ma gli sparo uguale. È troppo piccolo per capire che è perfetto, direi che la fara migliore siamo noi. E adesso anche Orisa ce la portiamo via, vieni qua. Maledetta, tu insegui l'Orisa in un posto chiuso, giustamente mi pare una cosa saggia da fare. Qualcuno mi viene ad aiutare, c'è un'Orisa qua. C'è un'Orisa, c'è un'Orisa che mi ucciderà fortissimo. Grazie, merci, la mia Valchiria, guardala lì che mi salva la vita. Ne ucciderò uno in tuo onore, questo qui, ti è sacrificato alla dea Mercy, fatta, grazie Mercy. Mi piace fare le pazzie e avere i support che mi corrono dietro. È una bella sensazione non dover correre io per una volta. Che bello. Aspetta, c'è una fara. Ah, prima c'è mamma. Mamma, vieni qui. Mamma. Niente, è scappata mamma. Mannaggia. Aspetta che provo a prenderla. È arrivata una eco. Questa è una pazzia però. Questa è una pazzia troppo grossa. Non posso pretendere che mi vengano dietro i support. Va bene farli impazzire, ma con moderazione, dai. Dove, dove, dove? Chi è morto? Mannaggia. Hanno fregato 2 kill, ok. Buono così. Cerchiamo un po' la ultra, ma niente. No, sprecata proprio e basta. Volevo ucciderci almeno la fara, ma non ce l'ho fatta. Vabbè, fa niente. Ha sprecato anche lei. Buono così. Vai, attenzione. No, 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 no. Attenti. No, mercio. Mercio, mercio, mercio. Ti prendo io. Aspetta, aspetta. Cacchio. Stavo andando lì davanti per prendermi colpi al posto suo. Lo stavo facendo, ragazzi. Perché se lo meritava. Se lo meritava tutto, ma non ce l'ho fatta. Credo che qui ci moriremo. Sì. Ci hanno lanciato tipo di tutto addosso. È normale che siamo un po' deceduti. Ci sta, ci sta. Vabbè dai, ma se ci raggruppiamo lo riprendiamo, voglio dire. Siamo al 99%. Se l'andiamo a perdere adesso siamo dei babbi, io lo dico. Arrivo, arrivo.
Guarda che cerca di colpirmi. Ma ti rischivo lentamente, con delicatezza, così. Oh, oh, visto, like a ninja. Con delicatezza, ma like a ninja. Fatta. Tanto preso, sì, mamma, eh. Un colpetto a mamma l'abbiamo dato. E ora facciamo fuori questa qui, che se lo merita un po'. Attenzione, attenzione, vieni, mamma. Vieni qui. Prendila. Ma è ancora viva, ma bravissimo, è un ninja. E beh, da qualcuno avremmo pur preso, vero? È un ninja come noi. O meglio, noi siamo ninja come lei. Ecco fatto, vedi? Preso. E siamo vittoria, bravi noi. Questa seconda parte è stata sicuramente più rilassante e divertente, ma soprattutto l'abbiamo giocata meglio, senza un soffitto sulla testa. Devo imparare come si chiama quella prima parte e non usare Farah mai più là dentro. Abbiamo fatto pure la POTG, bravi noi. Il video di oggi termina qui e nonostante questa fosse una partita libera, senza limiti di ruolo, non abbiamo trovato troppi tank sul nostro cammino, quindi abbiamo potuto giocare un po' quello che ci andava di giocare e soprattutto abbiamo potuto provare la nuova mappa, l'ultima che è stata inserita all'interno del gioco e su quale, come avete potuto vedere, ero completamente spaesata perché ci avrò giocato due volte appena l'hanno rilasciata e mai più. Non so perché, ma le mappe nuove mi escono spesso, quelle del robottone ci ho giocato tantissimo, cosa che non mi dispiace, perché a me come modalità piace quella, e anche come mappe mi piacciono da giocare, però le altre due nuove che hanno fatto delle modalità vecchie non mi escono tipo mai. Non vi so dire se si tratta di sfortuna mia o se capita anche a voi, ma è così. Comunque, per il video di oggi ci fermiamo qui, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!